mi senti? Prova. Prova, prova. Prova, Fabrizio, sì. Ogni fa. Ma facciamo lo stand up a questo punto. Perché io non l'ho ah, fatto. beh. E dopo la serata del premio Pio Alferano, che si è svolta presso la piazzetta del Belvedere a Castellabate Capoluogo, la fondazione si sposta presso il porto turistico di San Marco di Castellabate per la presentazione del libro del giorno dopo. Tanti gli artisti, tra cui Edoardo Bennato, che questa sera allieteranno la serata. Mettiamoci. Ho capito. Ma io sono 3, 2, 1, action. Abbiamo il piacere e l'onore di intervistare il maestro, ordinato stasera al porto turistico di San Marco di Castellabate in occasione dell'undicesima edizione del premio Pio Alferano per il libro del giorno dopo. Non ti Infatti, sento. questa sera lei presenterà il suo libro Giro Giro Tondo, insomma, una raccolta di quella che è stata poi la sua. Sì, ieri è stato esposto la mostra di quadri, lo sapevi? Anche perché fin dalla prima ora ho complementarizzato gli album con delle copertine dei miei disegni, uno su tutti, per esempio. Il primo è stato La Torre di Babele, in cui ho cercato di esplicare questo simbolo biblico. E cioè, sai, il fatterello biblico: c'era una volta questa umanità che voleva sfidare la natura e voleva sfidare Dio, e pensarono di costruire una torre che arrivasse fino al cielo. Però Dio li punì, confuse le loro lingue e non si capivano più l'altro, e cominciarono a farsi la guerra. Per cui questo album, a parte i brani dentro che fanno parte del tema, in copertina ha questa piramide fatta di uomini. In basso a sinistra c'è un uomo della preistoria con la clava in mano, un'arma rudimentale. Poi, man mano che si procede da sinistra verso destra, andando verso l'alto, le armi diventano sempre più sofisticate. E quindi è una specie di quasi scatto fotografico della famiglia umana che da migliaia di anni continua perversamente a fare la guerra. Quindi anche in seguito ho utilizzato, oltre alla musica, le arti grafiche, la pittura. Già a suo tempo, nel 2015, con Vittorio Sgarbi abbiamo presentato una mostra di quadri all'Expo 2015 a Milano e altre successive anche l'anno scorso, a settembre, al Museo di Castiglione Fiorentino. Magari chi ci sta ascoltando sa poco di queste cose, anche perché non è che vengono pubblicizzate molto, né io le pubblicizzo, poi chi vuole indagare lo può fare. E questo per quanto riguarda appunto i quadri. Per quanto riguarda invece il libro, è un libro che si chiama Codex Latitudinis e che analizza questo parametro, la latitudine, che potrebbe essere un parametro utile a capire, a individuare, a cercare di capire come risolvere i problemi che ci sono sul pianeta tra diverse famiglie, dall'unica famiglia umana che comunque evidentemente ha delle prospettive diverse, delle idee diverse. Siccome la latitudine è un parametro fondamentale, potrebbe essere analizzarlo a fondo. Intanto lo analizzo perché, come dicevi tu, fin da ragazzino ho avuto la fortuna di girare per il mondo. A 12 anni ero già in America, grazie alla musica. Cioè, la musica è una specie di sì, lascia passare, ma più che altro un viatico per poter andare nei posti e vedere le cose da vicino.
Un consiglio che posso dare ai ragazzi è quello proprio di, sì, oltre agli studi, all'università e al liceo, però di viaggiare, perché soltanto viaggiando si ha la possibilità di capire esattamente cosa succede sul pianeta, anche se pur viaggiando è complicato, però è già meno difficile riuscire a individuare delle possibili soluzioni. Per cui viaggiate, andate in giro, la scuola è importante, tanto è vero che le ho fatte tutte dal liceo all'università, però se viaggiate è ancora meglio. Maestro, posso soltanto farle un'altra domanda? Lei, dai buoni e cattivi, ha sempre dato voce con la sua musica a tante favole, ecco, con le sue bellissime colonne sonore. Eh sì, come dicevi tu, ho utilizzato il canovaccio delle favole per cercare di evitare di essere troppo didascalico, paternalistico, retorico, perché a nessuno di noi piace farsi fare la lezione di morale, per cui i personaggi delle favole riescono a essere oltretutto anche divertenti, al di là della loro valenza, al di là di essere positivi, negativi. Collodi è stato molto bravo a suo tempo a rappresentare dei personaggi che sembrano attuali, sono attuali. Il gatto e la volpe, il mangiafuoco, il grillo parlante, sono tutti personaggi che vivono tra di noi. E anche altre favole come quella di Peter Pan, del Pifferaio Magico. Il Pifferaio Magico l'ho preso il canovaccio, è la favola di Hamelin, di questa città che viene assediata dai topi, e alla fine il Pifferaio libera la città dai topi. Però il sindaco che gli aveva promesso un compenso lo blandisce e lui prende atto che anche se diventi un divo, un eroe, molto spesso la gente poi non ti, al momento opportuno ti rinnega, però fa parte della vita di tutti quanti noi, è così che gira il mondo. Grazie per la bella chiacchierata, soltanto chiederle un saluto magari ai telespettatori di Cilento, da parte del maestro Edoardo Bennato. Eh sì, Cilento è bellissimo, e tra l'altro io ho una figlia poco più che adolescente che viene qui ha detto beh papà sei là, vorrei starci anche io, soltanto che sta facendo gli esami di maturità, per cui verrà appena finito gli esami di maturità. Speriamo che l'accompagni allora di nuovo, così tornerà qui. Sì, sì. Certo. Possiamo fare un saluto ai telespettatori di Info Cilento da parte del maestro Edoardo Bennato. Come si chiama? Info Cilento. Info Cilento. Info Cilento. Info Cilento. Informatevi. Ciao. Posso chiederle un selfie? Allora, eccoci. Professore, vedi, questa è la foto con il sindaco di Ascoli. Ah sì, prima perché è un micro. Un bel casino. Diciamo sì. Qualcosa di Ascoli, Grifoni, aspetta. Vai. Grazie. I Grifoni sono il mito. I Grifoni. Sì, per i Grifoni possiamo dire che sono nel mito e spero di tornare presto per vedere le nuove collocazioni e contribuire a portare a compimento quello che abbiamo iniziato. Grazie professore. Rimasto. Buona serata. Che ha nelle mani Fabio Canessa ed è un libro che raccoglie alcuni saggi e alcuni scritti della carriera lunghissima politica di Fausto Bertinotti. Sì, io partirei da questo caso. Il problema è che non comandano più i partiti che noi votiamo. E non lo dice lui, lo dice Mario Monti. Cita Mario Monti e Mario Monti ha detto e si potrebbe aggiungere mercatista, con sedi sparse tra Bruxelles, Francoforte, Berlino, Londra e New York. È quello che lo stesso Monti chiama, dice Bertinotti, riferendosi a una tradizione medievale, il podestà forestiero. Altri, molto autorevoli come... mostrano, da qualsiasi punto di vista, come sia evidente la morte, o almeno la soppressione della democrazia. E quindi la dissoluzione della democrazia nel regime capitalistico dell'Europa di oggi viene correttamente constatata, ma non denunciata. Anzi, essa viene giustificata in nome di una ragione considerata superiore, cioè il risanamento del mondo. Ecco, tutto questo libro parla di questo argomento e questo è il nocciolo della questione. Cioè che le cose stiano così, dice lui. Questo è palese. Il problema è che secondo lui non va bene. Buonasera. Buonasera. Credo che gli capiti di Aro di essere in maggioranza, ma su questo che le cose così non vadano bene, credo che appartenga a una stragrande maggioranza.
Allora, si può prendere da molte parti, però forse la formula più semplice è che c'è stato che si vuole affermare con la violenza, con l'autoritarismo, come volete, ma insomma un'idea di trascendente. Vogliamo costruire un altro mondo, un'altra società. Conquistano il comando per realizzare il primato del mercato, non di una ideale qualsiasi, ma del di Draghi, di più Draghi, insomma, di molti Draghi, dice, e non, questa volta, diversamente da altre volte, non è successo che un aumento dei prezzi e dell'inflazione. No, questa volta l'inflazione è stata determinata dall'aumento dei profitti e delle rendite, dicono loro, senza fare scandalo. Aggiunge, ma questa cosa che ha tagliato i redditi popolari, se venisse contrastata da un aumento dei salari, anche solo per recuperare, non lo permette. Molti di voi ricordano Te Coppa. Era quel signore che diceva all'avversario, stai fermo, aveva una spada, stai fermo che così ti infilzo. Questa Repubblica su cosa è fondata? Nessuno risponde sul lavoro. Su qualsiasi cosa, ma non sul lavoro. Basta vedere la precarietà, l'autorevolezza dei lavoratrici e dei lavoratori. Ma non solo era fondata sul mattone, è stato tolto di mezzo. Il Parlamento, che era assolutamente centrale nelle fasi precedenti, nascenti della Repubblica, è diventata la cassa di risonanza del governo. Se il Parlamento venisse mandato a casa per qualche mese, non se ne accorgerebbe nessuno. Decretazione d'urgenza, per qualsiasi cosa, sempre con la decretazione d'urgenza. No, ancora, se proprio è così decide lui. Ma non è solo italiana, anche pensate in Francia. Il governo decide di aumentare l'età pensionabile, succede il finimondo, una lotta immensa, straordinaria, e il governo non ce la fa. Il Parlamento dovrebbe decidere questa legge. Nel libro lei dice occidentale. Occidentale, esattamente. E anche per causa, mi permette Bertinotti, le dice dell'eclissarsi della sinistra. Ma forse ci torniamo su questo tema dopo. Sì, tema doloroso per lei. Mi dà solo una pausa per finire questa cosa sulla democrazia. E così, non è una tesi, è una realtà. Ed è così vero che metà degli elettori italiani, ho torto, ho ragione, non ha importanza, non partecipano più al voto. Metà. Metà vuol dire che metà del popolo italiano ritiene di non avere più nulla in grado di poter essere detto, perché gli è stata tolta la parola, e così decide di sottrarsi a questo gioco in cui non conta più niente, è solo una pedina. Certo, il nuovo potere si fonda sull'economia e sulla tecnica, e per esercitare il suo dominio poggia sulla forza pubblica, la burocrazia degli apparati e la persuasione di massa. La sua sede principale non è più il palazzo di governo. La politica ha un ruolo subalterno, ancillare o comunque riflesso. I luoghi decisionali sono migrati altrove, fra i poteri extraterritoriali e i vincoli sovranazionali. Sugli stati vengono il potere economico, finanziario e tecnologico. L'ha scritto Bertinotti? No. Io ho letto un brano di Marcello Manetti. E questo. Prego, Angelo. No, dicevo che non facciamo altro che... E questo ci dà là per parlare poi del libro di Marcello Veneziani, scontenti perché non ci piace il mondo in cui viviamo. E anche se... Sì, io parto dalla diagnosi che ha fatto adesso Fausto Bertinotti per arrivare poi ai temi, diciamo, più antropologici. Personale, privata, anche pubblica, molto superiori rispetto alla realtà. Ma c'è anche una favola. Il potere ci vuole. Gli uomini, quando mi ricordo ci fu una manifestazione qualche anno fa contro la violenza sulle donne, dove abbiamo detto, ma perché gli uomini non devono essere ammessi ad una manifestazione per le donne? Perché dobbiamo continuare a creare dei muri dove gli uomini sono dei mostri e sono degli orchi? Gli uomini sono figli di donne, cioè avranno delle madri queste donne, avranno delle sorelle, delle amiche.
ma insomma... No, aggiungo una cosa, scusami, giusto perché ha posto il problema che ha detto le donne non hanno bisogno di quote, che è verissimo, le donne non hanno bisogno di quote, le donne hanno bisogno di avere la nostra, la successiva, cioè le donne hanno un livello di competenza, studiano, fanno i mani. E comunque ci troviamo nel 2023 in un pianeta in cui gli umani si fanno la guerra. E quindi diciamo c'è complementarità anche con quello che è il libro, no? Il Giro Giro Tondo, in cui insomma i quadri che sono esposti lì in, sulla montagna lì nel castello Goppo Pizzera Montagna lì è nel castello il tema è pensato di raffigurare Ivo Comprà soprattutto cercando di evidenziare la loro dignità rispetto ai bagnanti e quindi è quasi fotografica insomma questi Vaucomprà che camminano costantemente su tutto la... gli dà un'idea del romanticismo che non è per niente scolastica e da lì nasce la sua vocazione e quindi sembra in un certo senso in questa introduzione molto intima per poi dopo dare la solita carrellata di spiegazioni strepitose e di illustrazioni memorabili di opere d'arte, sembra appunto un po' con una certa commozione raccontare anche la sua vocazione, com'è che Vittorio Sgarbi è diventato Vittorio Sgarbi. Ti sei intristito? Ho sbagliato serata. Per molte ragioni. La prima è che siete tutti così bravi a parlare che non vorrei misurarmi con concetti che sono così ben espressi ma che non condivido nessuno. Io non sono scontento ma sono contento. Conta, narra, come dice Fabio Canessa, che lavora con la sacralità del paesaggio che guarda Bellini e lo mette sul fondo. E mentre lo mette sul fondo immagina persone che si agitano, che si muovono, coperte. Se voi lo prendete e lo rimontate, sono gli elementi che compongono una rappresentazione sacra con la e poi le due sono la Maddalena e Santa Caterina, poi ci sono ancora San Pietro e San Paolo, i quali in quel momento sono lì affacciati a quella terrazza, una terrazza come al Gritti o al Danieli, cioè davanti. Quel Pilato che sembra un cinghialotto che sta uscendo, e poi c'è il povero Cristo, vedete con quell'aria un po' così disperata, dice guarda cosa mi tocca fare, e dietro c'è il petto a Genova, perché vedete che il Cristo sembra il ballerino Bolle, il dietro non male è il Carnefice, per cui è il dipinto. Però è la vita, l'arte quando è grande è vita, non è rappresentazione, è più vita della vita. Ecco, questo volevo dirvi, per il resto leggete il libro, buonanotte, finita la serata, arrivederci. Un applauso a Vittorio, perché pochissime persone sanno parlare di arte come te. Ricordo che è una cosa del 2021, per cui non è una cosa degli anni 50. Questa scoperta è di 2021. Durante il Covid Vittorio ha questo merito. No, non è finita purtroppo. Però risparmiatelete in tasca i soldini, ma anche contanti. Parlerà Osho, se romperà i coglioni Osho. Osho! Dove sei? Eccolo qua. Dove sei Greta? No, devo stare giù. Greta viene qua con me. Dov'è? Ecco, Greta la voglio vicino a me. Vabbè, comunque. Hai paura di questo? Comunque se li comprate tutti i libri facciamo lo scontone proprio. Questa è una buona idea. No, no, io devo non vedo le immagini. Forse sì? Vabbè, forse sì. E
Dopo la serata del premio Pio Alferano, che si è svolta presso la piazzetta del Belvedere a Castellabate capoluogo, la fondazione si sposta presso il porto turistico di San Marco di Castellabate per la presentazione del libro del giorno dopo. Tanti gli artisti, tra cui Edoardo Bennato, che questa sera allieteranno la serata. Sì, ieri è stato esposto la mostra di quadri, lo sapevi? Anche perché fin dalla prima ora ho complementarizzato gli album con delle copertine dei miei disegni, uno su tutti per esempio. Il primo è stato La Torre di Babele, in cui ho cercato di esplicare questo simbolo biblico. E cioè, sai, il fratello biblico: c'era una volta questa umanità che voleva sfidare la natura e voleva sfidare Dio, e pensarono di costruire una torre che arrivasse fino al cielo, però Dio li punì, confuse le loro lingue e non si capivano più un l'altro, e cominciarono a farsi la guerra. Per cui questo album, a parte i brani dentro che fanno parte del tema, in copertina ha questa piramide fatta di uomini. In basso a sinistra c'è un uomo della preistoria con la clava in mano, un'arma rudimentale. Poi, man mano che si procede da sinistra verso destra, andando verso l'alto, le armi diventano sempre più sofisticate. E quindi è una specie quasi scatto fotografico della famiglia umana che da migliaia di anni continua perversamente a fare la guerra. E quindi anche in seguito ho utilizzato, oltre alla musica, le arti grafiche, la pittura. E già a suo tempo, nel 2015, con Vittorio Sgarbi abbiamo presentato una mostra di quadri all'Expo 2015 a Milano, e altre successive anche l'anno scorso a settembre al Museo di Castiglione Fiorentino. Magari chi ci sta ascoltando sa poco di queste cose, anche perché non è che vengono pubblicizzate molto, né io le pubblicizzo, poi chi vuole indagare lo può fare. E questo per quanto riguarda appunto i quadri. Per quanto riguarda invece il libro, è un libro che si chiama Codex Latitudinis, e che analizza questo parametro, la latitudine, che potrebbe essere un parametro utile a capire, a individuare, a cercare di capire come risolvere i problemi che ci sono sul pianeta tra diverse famiglie, dall'unica famiglia umana che comunque evidentemente ha delle prospettive diverse, delle idee diverse. Siccome la latitudine è un parametro fondamentale, potrebbe essere un analizzarlo a fondo. E intanto lo analizzo perché, come dicevi tu, fin da ragazzino ho avuto la fortuna di girare per il mondo. A 12 anni ero già in America grazie alla musica. Cioè, la musica è una specie di lascia passare, ma più che altro un viatico per poter andare nei posti e vedere le cose da vicino. Un consiglio che posso dare ai ragazzi è quello proprio di oltre agli studi, all'università e al liceo, però di viaggiare, perché soltanto viaggiando si ha la possibilità di capire esattamente cosa succede sul pianeta, anche se pur viaggiando è complicato, però è già meno difficile riuscire a individuare delle possibili soluzioni. Per cui viaggiate, andate in giro, la scuola è importante, tanto è vero che le ho fatte tutte dal liceo all'università, però se viaggiate è ancora meglio.
Maestro, posso soltanto farle un'altra domanda? Lei, dai buoni ai cattivi, ha sempre dato voce con la sua musica a tante favole, ecco, con le sue bellissime colonne sonore. Eh sì, come dicevi tu, ho utilizzato il canovaccio delle favole per cercare di evitare di essere troppo didascalico, paternalistico, retorico. Perché a nessuno di noi piace farsi fare la lezione di morale, per cui i personaggi delle favole riescono a essere oltretutto anche divertenti, al di là della loro valenza, al di là di essere positivi, negativi. Collodi è stato molto bravo a suo tempo a rappresentare dei personaggi che sembrano attuali, sono attuali. Il gatto e la volpe, il mangiafuoco, il grillo parlante, sono tutti personaggi che vivono tra di noi. E anche altre favole come quella di Peter Pan, del Pifferaio Magico. Il Pifferaio Magico l'ho preso il canovaccio, è la favola di Hamelin, di questa città che viene assediata dai topi, e alla fine il Pifferaio libera la città dei topi, però il sindaco che gli aveva promesso un compenso lo blandisce e lui prende atto che anche se diventi un divo, un eroe, molto spesso la gente poi non ti, al momento opportuno ti rinnega, però fa parte della vita di tutti quanti noi, è così che gira il mondo. Grazie per la bella chiacchierata, soltanto chiederle un saluto ai telespettatori di Info Cilento, da parte del maestro Edoardo Bennato. Eh sì, il Cilento è bellissimo, e tra l'altro io ho una figlia poco più che adolescente che viene qui a... anzi, ha detto, vabbè, papà sei là, vorrei starci anche io, soltanto che sta facendo gli esami di maturità, per cui verrà appena finito gli esami di maturità. Speriamo che l'accompagni allora di nuovo, così tornerà qui. Sì, sì. Certo. Possiamo fare un saluto ai telespettatori di Info Cilento da parte del maestro Edoardo Bennato. Come si chiama? Info Cilento. Info Cilento. Info Cilento. Info Cilento, informatevi. Ciao. Grazie. Posso chiederle un selfie? Allora, eccoci. Professore, vedi, una foto con il sindaco di Ascoli. Ah, sì, il mio vecchio amico. Un bel casino. Diciamo sì. Qualcosa di Ascoli, i grifoni, aspetta. Grazie. Ah, fatto. I grifoni sono, sono nel mito. I grifoni. Sì, per i grifoni dico, possiamo dire che sono nel mito, e spero di tornare presto per vedere le nuove collocazioni e contribuire a portare a compimento quello che abbiamo iniziato. Grazie, professore. Rimasto. Buona serata. Grazie. Che ha nelle mani Fabio Canessa, ed è un libro che raccoglie alcuni saggi e alcuni scritti della carriera lunghissima politica di Fausto Bertinotti. Sì, io partirei da questo brano. Il problema è che non comandano più i partiti che noi votiamo. E non lo dice lui, lo dice Mario Monti. Cita Mario Monti, e Mario Monti ha detto e si potrebbe aggiungere mercatista, con sedi sparse tra Bruxelles, Francoforte, Berlino, Londra e New York. È quello che lo stesso Monti chiama, dice Bertinotti, riferendosi a una tradizione medievale, il podestà forestiero. Altri, molto autorevoli come... Mostrano, da qualsiasi punto di vista, come sia evidente la morte, o almeno la soppressione della democrazia. E quindi la dissoluzione della democrazia nel regime capitalistico dell'Europa di oggi viene correttamente constatata, ma non denunciata. Anzi, essa viene giustificata in nome di una ragione considerata superiore, cioè il risanamento del mondo. Ecco, tutto questo libro parla di questo argomento e questo è il nocciolo della questione. Cioè, che le cose stiano così, dice lui, questo è palese. Il problema è che, secondo lui, non va bene. Buonasera. Buonasera. Credo che mi capiti di raro di essere in maggioranza, ma su questo che le cose così non vadano bene, credo di appartenere alla stragrande maggioranza. Si può prendere da molte parti, però forse la formula più semplice è che c'è stato... Che si vuole affermare con la violenza, con l'autoritarismo, come volete, ma insomma un'idea di trascendente. Vogliamo costruire un altro mondo, un'altra società. Conquistano il comando per realizzare il primato del mercato, non di una ideale qualsiasi, ma del mercato. Di Draghi, di più Draghi, insomma, di molti Draghi, dice, e non, questa volta, diversamente da altre volte,
non è successo che un aumento dei prezzi dell'inflazione. No, questa volta l'inflazione è stata determinata dall'aumento dei profitti e delle rendite, dicono loro, senza fare scandalo. Aggiunge, ma questa cosa che ha tagliato i redditi popolari, se venisse contrastata da un aumento dei salari anche solo per recuperare, non lo permette. Molti di voi ricordano Te Coppa. Era quel signore che diceva all'avversario: stai fermo, aveva una spada, stai fermo che così ti infilzo. Questa Repubblica su cosa è fondata? Nessuno risponde sul lavoro, su qualsiasi cosa, ma non sul lavoro. Basta vedere la precarietà, l'autorevolezza dei lavoratrici e dei lavoratori. Ma non solo era fondata sul mattone, è stato tolto di mezzo. Il Parlamento, che era assolutamente centrale nelle fasi precedenti, nascenti della Repubblica, è diventata la cassa di risonanza del governo. Se il Parlamento venisse mandato a casa per qualche mese, non se ne accorgerebbe nessuno. Decretazione d'urgenza, per qualsiasi cosa, sempre con la decretazione d'urgenza. No, ancora, se proprio è così decide lui, ma non è solo italiana, anche pensate in Francia, il governo decide di aumentare l'età pensionabile, succede il finimondo, una lotta immensa, straordinaria, e il governo non ce la fa. Il Parlamento dovrebbe decidere questa legge. Nel libro lei dice occidentale. Occidentale, esattamente. E anche per causa, mi permette Bertinotti, le dice dell'eclissarsi della sinistra. Ma forse ci torniamo su questo tema dopo. Sì, tema doloroso per lei. Mi dà solo una pausa per finire questa cosa sulla democrazia. E così, non è una tesi, è una realtà. Ed è così vero che metà degli elettori italiani, ho torto, ho ragione, non ha importanza, non partecipano più al voto. Metà. Metà vuol dire che metà del popolo italiano ritiene di non avere più nulla in grado di poter essere detto perché gli è stata tolta la parola e così decide di sottrarsi a questo gioco in cui non conta più niente, è solo una pedina. Certo, il nuovo potere si fonda sull'economia e sulla tecnica e per esercitare il suo dominio poggia sulla forza pubblica, la burocrazia degli apparati e la persuasione di massa. La sua sede principale non è più il palazzo di governo. La politica ha un ruolo subalterno, ancillare o comunque riflesso. I luoghi decisionali sono migrati altrove, fra i poteri extraterritoriali e i vincoli sovranazionali. Sugli stati vengono il potere economico, finanziario e tecnologico. L'ha scritto Bertinotti? No. Io ho letto un brano di Marcello. E questo. Prego, Angelo. No, dicevo che non facciamo altro che... E questo ci dà là per parlare poi del Marcello Veneziani, scontenti perché non ci piace il mondo in cui viviamo. E anche se sì, io parto dalla diagnosi che ha fatto adesso Fausto Bertinotti per arrivare poi ai temi, diciamo, più antropologici, personale, privata, anche pubblica, molto superiori rispetto alla realtà. Ma c'è anche una fabbrica, il potere ci vuole. Gli uomini, quando mi ricordo ci fu una manifestazione qualche anno fa contro la violenza sulle donne, dove abbiamo detto: ma perché gli uomini non devono essere ammessi ad una manifestazione per le donne? Perché dobbiamo continuare a creare dei muri dove gli uomini sono dei mostri e sono degli orchi? Gli uomini sono figli di donne, cioè avranno delle madri queste donne, avranno delle sorelle, delle amiche. Ma insomma, no, aggiungo una cosa, scusami, giusto perché ha posto il problema e ha detto che le donne non hanno bisogno di quote, che è verissimo, le donne non hanno bisogno di quote, le donne hanno bisogno di avere di la nostra, la successiva, cioè le donne hanno un livello di competenza, studiano, fanno i mani. E comunque ci troviamo nel 2023 in un pianeta in cui gli umani si fanno la guerra. E quindi diciamo c'è complementarità anche con quello che è il libro, no? Il Giro Giro Tondo, in cui insomma i quadri che sono esposti lì sulla montagna lì
sì. Nel castello? Goppo Pizzi la montagna. Lì è nel castello. Il tema è pensato di raffigurare i Wukumpran, soprattutto cercando di evidenziare la loro dignità rispetto ai bagnanti. E quindi è quasi fotografica. Insomma, questi Wukumpra che camminano costantemente su tutto la